Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Questa, ad esempio, è l'aula numero 28, una saletta che veniva utilizzata nei primi tempi da Padre Pio e dai piccoli seminaristi, perché Padre Pio qui ebbe l'incarico diventare, il suo primo incarico era quello di direttore spirituale di questi piccoli seminaristi. C'era il seminario qui. Nel lontano 1946, il primo agosto, ottenne il tanto sospirato congedo un figlio spirituale di Padre Pio, Carlo Colalillo, ufficiale veterinario di complemento che era impaziente di ritornare finalmente a casa dove era atteso dagli anziani genitori, da sua moglie che aveva sposato qualche anno prima, dalla sua piccola figliuola Nicla, che aveva visto, pensate un po', pochissime volte. Addirittura lui racconta, solo una volta aveva visto Nicla. Dopo la grande gioia quindi di tornare a casa, cominciò però ad affacciarsi un ulteriore tormento, quella preoccupazione della sistemazione dopo la guerra e quindi il successivo inserimento verso quella che era la vita civile di quest'uomo. Non voleva tornare così a gravare sulle spalle di suo papà, e di tutto questo lui ne parlava naturalmente ai suoi ed un giorno aprì il suo animo alla sorella. Alfonsina si stava recando a San Giovanni Rotondo, ecco, stava venendo proprio qui per confessarsi da Padre Pio e fu proprio lei a rassicurarlo che avrebbe parlato con Padre Pio di quel suo problema e quindi gli disse di star tranquillo, che avrebbe raccomandato lui, la sua famiglia, alle preghiere di Padre Pio, e così fece. Così fece proprio perché Alfonsina si confessò da Padre Pio e poi ebbe modo di colloquiare con lui. Nel colloquio Padre Pio tranquillizzò Alfonsina, addirittura le disse proprio questo: stai tranquilla, tuo fratello è già sistemato. Ecco, siccome lei non riusciva a capacitarsi di quello che il santo cappuccino le aveva detto, pensando appunto che il buon padre volesse soltanto consolare lei e il fratello, quindi con questa comunicazione, con delle parole, ecco, di paterna benevolenza, continuava ad importunarlo nuovamente con successive richieste. Allora Padre Pio le disse: hai capito, Alfonsina, o non hai capito che tuo fratello è già sistemato? Il posto già ce l'ha. A questo punto Alfonsina tacque, pur non continuando a capire. Nella serata dello stesso giorno, Alfonsina fece ritorno a casa, incontrò il fratello e riferì quanto Padre Pio le aveva detto, cioè riferì che non doveva preoccuparsi. Ora andiamo sul virgolettato che fa proprio il fratello Carlo e dice: è facile immaginare come rimase Alfonsina allorché le dissi che la mattina della sua partenza avevo ricevuto la nomina per un'importante condotta veterinaria, rimasta vacante proprio per la rinuncia del titolare che si era trasferito al nord. Ecco le parole di Padre Pio: stai tranquilla, tuo fratello è già sistemato.